semplicemente commento con pochissime parole queste immagini che abbiamo visto e che già chiaramente ci hanno un po' ricordato la bellezza, la grandezza di questa indulgenza plenaria che fu richiesta con non poca audacia da padre Gianmaria Cocomazzi, che è stato guardiano qui in questo convento negli anni proprio della canonizzazione di San Pio e che in qualche modo ha visto immediatamente una risposta generosissima da parte di San Giovanni Paolo II. Ricordo benissimo, ero presente anch'io in questo convento quando giunse la notizia che questo sogno si era avverato, con quanto entusiasmo, quanta gioia quella notizia portò qui e in tutti coloro che appartengono a Padre Pio. Ora semplicemente vorrei sottolineare questa cosa. Ancora proprio quest'oggi ci siamo incontrati con alcuni giovani che fanno parte proprio di questo team di lavoro che già da quest'inverno sta lavorando per rivivere questo appuntamento così bello, il perdono del Gargano. Già nei mesi invernali, ricordo che nevicava ancora, abbiamo cominciato ad incontrarci per vivere ancora questa cosa che è destinata a questo appuntamento, che è destinato ai giovani ma non solo, e porta con sé questo evento una profezia molto grande. Sapete, qualche tempo fa mi sono accorto, quasi per caso, che c'è un'immagine che vorrei mostrarvi, che la lunetta sulla chiesa della porta della chiesa antica, così noi la chiamiamo, c'è questo bassorilievo di terracotta. Questo fu donato nel 1935 da alcuni devoti di Firenze a Padre Pio. In quell'anno Padre Pio celebrava il 25esimo di sacerdozio. C'è tutta una storia molto bella dietro, che però questa sera, ecco, non vi posso raccontare ovviamente. Però ecco, semplicemente voglio illustrarvi. Per certi versi questa immagine mi è sembrata come, sapete, quando si trova un rotolo con le indicazioni del tesoro, la carta che ti dice tante altre cose. In realtà questa gioia, questo grande onore dell'indulgenza non è semplicemente un bene, qualcosa di prezioso che appartiene a questo luogo, a questi pochi metri quadri, dove sì, sono accadute delle cose bellissime, persone che hanno pianto, pianto di dolore per i propri peccati, ma anche di gioia per aver riacquistato la vita, la libertà, messo da parte le scelte peccaminose. Ma allo stesso tempo questa immagine ci racconta di più, ci racconta di un percorso, di una strada che porta ad una città altrettanto importante, una città santuario, come quella di San Giovanni Rotondo, in cui si venera da secoli l'Arcangelo San Michele. Una strada che perfino Francesco d'Assisi, 800 anni fa, ha percorso, che ha fatto mentre si recava in Terra Santa. Una strada che deve assolutamente divenire una sorta di fune, di spago, una spada che cuce queste due realtà. Non si può raccontare della bellezza, della santità di Padre Pio, di questa chiesetta, senza non raccontare la bellezza e la forza, la potenza anche del messaggio di San Michele. Questa terra, la terra del Monte Gargano, che indica oggi più che mai quanto è forte il messaggio, prima di tutto, di una battaglia contro il male, nella quale tutti noi come cristiani non possiamo che essere inseriti e vivere con determinazione. La battaglia contro il male, questa è l'unica battaglia lecita per ogni cristiano. Ed è una battaglia vissuta proprio nello stile di Padre Pio, nello stile di colui che fa proprie, che si mette addosso le sofferenze dell'umanità. Voi sapete meglio di me che Padre Pio stesso continuamente diceva ai suoi pellegrini, ai suoi penitenti, di compiere questa strada, proprio in segno di un pellegrinaggio penitenziale. Lui stesso, la notte, proprio in cui noi celebriamo in modo solenne questo perdono, il 30 giugno, lo ha fatto con i piccoli seminaristi, i ragazzi del seminario che erano qui. E questo, fratelli e sorelle, ecco, è l'invito che ancora una volta vogliamo rilanciare. Prima di tutto, coinvolgere queste due città.
che sono città, ripeto ancora una volta, santuario. Questi santuari non sono posti sulla luna, su luoghi anonimi, no. Sono ben radicati in questa terra, con questa gente. E santuario sta ad indicare anche il senso dell'accoglienza. Il popolo di San Giovanni Rotondo, il popolo di Monte Sant'Angelo, che è stato capace nell'accogliere i pellegrini giunti dai luoghi più lontani del pianeta e sono con essi cresciuti umanamente, ma certamente anche spiritualmente. Ecco, questa è la vera crescita, questa è la promozione che noi siamo chiamati a fare, che non riguarda semplicemente il mondo anche giusto e legittimo degli alberghi, delle accoglienze, delle cose che in qualche modo sono legate al lavoro, legittimo, ma che non può essere l'unica esigenza di questa terra e in modo particolare la responsabilità rivolta alle nuove generazioni. Allora, fratelli e sorelle, concludo così. Voglio ricordare questo evento. Mi auguro che in modo particolare i giovani di San Giovanni Rotondo, i vostri figli, non parliamo di giovani che stanno chissà dove, i vostri figli, i ragazzi di Monte Sant'Angelo, possano accogliere con responsabilità questo invito, farlo loro e soprattutto in qualche modo essere capaci essi stessi di scrivere una storia nuova, fatta di pace e di riconciliazione. Questo bene, il bene della indulgenza, non può essere vissuto in modo solitario, ma in modo comune. Questo è il vero messaggio della pace, in un mondo che ancora oggi diventa spietato. Si chiamavano fratelli e oggi si ammazzano. E questo può capitare in qualunque contesto. In questo mondo, il fatto che due città che hanno ricevuto il grande privilegio di avere, di sentire la presenza di Dio, che si uniscono, che collaborano per creare situazioni belle di pace e di concordia, spero che sia un grande esempio per questo tempo e per questa generazione.